Ok, siamo in diretta. In diretta, direttissima. Sì. Adesso attendiamo un po' che qualcuno si connetta perché ancora abbiamo zero spettatori. E beh, quelle alle 19. Eh sì. Però intanto accumuliamo un po' di... Stacchiamo i biglietti e facciamo accomodare le persone. Sì. E il primo sarà Lamberto, credo. Sì, Lamberto di solito è molto puntuale, quindi poi io sono un po' la portavoce di Lamberto, quindi Certo. ecco, c'è già qualcuno. Siamo due spettatori che in anticipo sono entrati. Adesso tra un paio di minuti partiamo e cominciamo. Così finiamo in tempo per la cena. Ok, siamo a 7 persone, bene, Perché voi là sapete tutto, i nomi, i cognomi, tutto di quelli che si connettono. bene. No, io in realtà non lo so, non lo posso vedere. Ah, ecco, sapete soltanto Vedo uno, soltanto due, che... tre. Sì, dovrebbe apparire anche a lei in alto. A me qua, no. Ok. Live 2 minuti e 24, io leggo. Sì. E poi accanto io vedo pure le persone. Probabilmente è solo una cosa di regia, diciamo. Ok, siamo 8 già. Bene, bene. Tra qualche minuto cominciamo. Sì, cominciamo alle 19. Sì, quindi dicevamo a Napoli la situazione è tranquilla, è Sì. sempre un'umanità solare. Sì, molto così, molto libera. Bene, io invece sono a Cassino, una città molto... Molto grigia, molto uggiosa. Questi sono stati giorni di pioggia. Ecco, Vabbè, quindi Roberto diceva. non stiamo molto distanti. No, no, Cass infatti io venivo Cass spesso, però. Cassino, Cassino giù, no, no sopra, sul monte. No, no, là c'è Monte Cassino sul monte. Noi siamo famosi per Monte Cassino. Ah, Ecco certo. Lamberto che si è connesso. Ciao, buonasera. Ciao Lamberto. Ecco, abbiamo già il nostro piccolo E pubblico che beh, adesso... Lamberto vale perlomeno per 10. Ma io direi pure per 100. Ah sì, anche per 1000. Sì, infatti. Lamberto è un uomo straordinario, raro. È vero, è vero. Ama, lui ama il prossimo, come se... Sì, è un sentimento molto raro quello di Lamberto. E È poi io lo vero, dico è sempre che ha una sorta di fiuto verso le persone belle. Infatti, grazie a Lamberto ho conosciuto tante anime meravigliose, tanti sì. artisti, musicisti, poeti, bello veramente. La stessa cosa posso dire io, anzi lo dirò. Bene. Eccoci qua, siamo già a 15.
Arrivate a 1.000 persone, chiudiamo, però. Sì. Non vogliamo andare oltre i 1.000. Se no poi sono troppi. Quanti ne fate di solito nelle vostre collegamenti? Qual è Allora, la questa è media? la prima volta che ci colleghiamo su Facebook. Infatti pure io mi sono un po' ingegnata perché non l'avevo mai fatto. Di solito su Perché Instagram dipende dai seguaci che ogni artista pure ha sul suo Eh profilo. già. Poi si connettono e quindi dipende, dai, sicuramente sulla cinquantina cerchiamo sempre di starci. Ma Instagram è più per i giovanissimi, ho capito, Diciamo di sì, però non è certo chiuso per tutti gli altri, insomma, è anche abbastanza semplice da utilizzare, quindi sì, è più una moda attuale, ecco, sicuramente. sì. Facebook è un po' Io più. già è un miracolo che ho messo questo webcam, sta tutto qua, guarda quanto è bello. L'ho messo a posto. Ah, La bene, webcam, quindi proprio professionale. è dovuto venire il mio amico tecnico. E dopo lo dico, però, perché Ecco, qui salutano tutti Edoardo, Sigismondo Nastri, Lello Ceravolo, Pino Iodice, Licia Presta, Marco Tramonti, tutti che salutano Edoardo. bellissimo, Marco, grande personaggio, anche lui di Tramonti, di Tramonti, di Faenza. Marco Tramonti di Faenza. Lamberto dice: Edoardo, hai visto che bel sorriso quello di Asia? E tu, Asia, hai davanti un grande. Lo so. Sempre generoso, sempre buono. Salutano anche Vincenzo Lega, Angela Vertucci, salutano. Buonasera a tutti. Lega, Lega, Lega. Lega è un architetto molto bravo, molto amico di Lamberto. Di Lamberto, sì, lo sapevo, infatti è con lui E anche un che. po' amico mio, meritevole perché l'ultima volta che sono venuto ha fatto un bel pranzo nella sua casa di campagna. Bene, E questo salutiamo Edoardo. va sempre sottolineato, questa ospitalità. Anzi, ne parlerò. Parleremo di tutto. Ecco, Sì, tanto. tra un minuto comincio a. Cominciamo Sì, perché ufficialmente, sono le ma abbiamo già 18:59. 59. Proprio teutonicamente alle 19 iniziamo. Sì. Perché qua siamo seri, eh. certo. Puntuali come Lamberto quando ci segue. Lamberto, Eccoci qua, 19. 19, Vedo che ok. si sono collegate un po' di persone. Allora, buonasera a tutti. Io sono Asia Vaudo, per chi non mi conoscesse faccio una breve premessa. Sono una scrittrice, o tento perlomeno di esserlo. Collaboro con il Cenacolo delle Arti, il sito di Lamberto Fabbri Editore. Collaboro con il Cenacolo ormai da qualche mese e ho avuto il piacere di creare questa rubrica che si chiama Appuntamento con gli autori e a cadenza settimanale, appunto ogni settimana, noi facciamo questi incontri. Mi incontro ogni settimana con un artista diverso su una piattaforma che poi è Instagram, in questo caso è Facebook. E si dialoga di arte, è una sorta di salotto letterario virtuale, perché di questi tempi purtroppo non si può pretendere altrimenti. Oggi è un giorno speciale perché abbiamo appunto Edoardo Alamaro, un grande amico di Lamberto e appunto
un architetto, ma nella sua vita ha fatto tante belle cose che adesso ci racconterà, a cominciare per esempio dalla collaborazione con Joan Cruz per il libro A un millimetro, forse meno dalla luce, che ho avuto il privilegio di leggere, di sfogliare, poi sempre nelle bellissime impaginazioni del nostro caro Lamberto, che ringrazio. E appunto oggi sono qui grazie soprattutto all'editore Lamberto Fabbri, perché senza di lui io non avrei avuto modo di incontrare queste bellissime persone, questi personaggi grandiosi che hanno lasciato un bel solco comunque in quel mondo particolare che è il Cenacolo delle Arti. Allora, benvenuto Edoardo Grazie, Romano. grazie, grazie e ringrazio il Cenacolo delle Arti, ringrazio Lamberto, che ho visto adesso che prima che avete fatto un lancio nel quale avete scritto che Edoardo Amaro è indelebilmente connesso al mondo di Lamberto Fabbri. Ciò Sì, l'ho mi scritto onora. io. L'hai scritto tu, brava, perché è Grazie. vero. È vero, siamo proprio indelebili, io e lui con l'attack, siamo proprio, ma senza che avessimo concordato nulla, perché è così l'amore. Uno si incontra, guarda quella persona e non mica gli chiede la tessera d'identità, dice: posso entrare, scusi, lei? No, scoppia, c'è la scintilla. E così avvenne con Lamberto. Ma infatti Lamberto mi ha sempre parlato, scusi, molto bene di lei, mi ha sempre definito Edoardo come Sì, un sì, sì. Sì, genio umile e a grande stima comunque di quello io che ha questo lo so. fatto. E però io adesso dirò di questo libro meraviglioso che è questo qua citato, ecco, me lo vedo, questo qui di Joan Sì. Cruz, al quale io ho collaborato per una parte molto interessante per me, non so se, però io devo dire come premessa che io Lamberto l'ho conosciuto a Faenza. E allora, dato che io sono un autore di storie, di narrazioni, di racconti, che poi delle volte diventano le storie dell'arte, quando appunto c'è un artista da analizzare, però sempre si costruisce, io costruisco storie. Questo l'ho capito col tempo. Ho capito che io sono uno delle storie. E quindi racconto, devo dire, che io sono arrivato a Faenza per merito o demerito, dipende dai punti di vista, del direttore del museo dei primi anni Ottanta. Quindi siamo proprio molto tempo fa, che si chiamava Giancarlo Boiani, il quale Giancarlo Boiani, in un convegno che si tenne a Torgiano, dove c'è un bellissimo museo privato, Museo del Vino, perché è legato a un'azienda che ha fatto questo museo promozionale. Molto bene. E fecero un convegno dove invitarono i direttori studiosi delle ceramiche italiane. E c'erano tutti i più grandi specialisti dei musei italiani. E io ero andato lì come supplente, perché quello che doveva parlare, che era un famosissimo, adesso è morto da qualche tempo, il professor Vittorio Fagone, di Milano, siciliano però, siciliano che negli anni 50 si spostò a Milano
Ed era Sagone, era un tipo alla Camilleri, un altro delle storie. Quando si sentiva parlare Camilleri, tu sentivi tutta la Sicilia. È vero. Io sono per metà siciliano perché mia madre è siciliana. Quando sentii Fagone, giocavo in casa perché mi tornarono i suoni dell'infanzia. E io gli presentai a casa sua, che abitava a Corso Italia, mi ricordo ancora, gli presentai la ricerca che stavo facendo in quel tempo, che era una ricerca di una cosa dell'Ottocento, fine Ottocento, cioè l'incontro. Ascolta bene, tra l'arte, le arti e l'industria del tempo, che era l'industria meccanica. È vero, mi ero incuriosito di questa cosa e quindi raccontai questa esperienza mia a lui e lui mi disse, ecco qua, i tipi alla Lamberto Fabbri, i tipi alla Vittorio Fagone. Io ero alla prima esperienza su queste cose, perché fino a quel momento avevo fatto l'architetto, avevo studiato per architettura, avevo fatto altre cose che dirò. Lui mi disse: tu stai facendo una cosa importante, però hai bisogno che queste tue idee vengano conosciute. Telefonami tra una settimana perché ho un'idea. Io gli telefonai dopo una settimana e lui mi disse: senti, io dovevo andare a questo convegno. Ho telefonato, gli ho detto: sentite, io non vengo. Vi mando Edoardo Alamaro, che dirà delle cose molto più importanti di quelle che vi potrei dire io. E così io andai là. E mi trovai in mezzo a questi. Mi ricordo che c'erano tantissimi, anche quelli del Museo di Faenza, naturalmente. C'era Deruta, c'era Gubbio, c'erano tutte le città della ceramica che avevano una realtà museale. E quindi parlai come parlo io, così, senza fogli, senza niente, alla storia. Il principe Filangieri di Napoli. Li feci sognare, infatti il libro che feci si chiamava, e si chiama, Il sogno del principe. Perché queste devi far sognare. L'architettura è caduta così perché non fa più sognare. È la tristezza enorme, sono norme edilizie senza sogni e senza sognature. E questo Boiani, che conosceva queste storie italiane, europee, mi acchiappò. E mi invitò a Faenza. Quindi arrivai a Faenza e incominciammo questa tresca, in senso buono. E lui fece in modo da costruire, da far cacciare i soldini, perché senza soldi non si cantano messe, è vero? Ci vogliono i soldini per aiutare l'arte, perché sennò. E così lui organizzò tutto quanto e così uscì questo libro qua. Questo qua, che come si chiama? Il sogno del principe. Edizioni Centro D 1984. Che io ho curato, mostra, catalogo, tutto, dalla. Tutto. Mo, non c'è tempo, dovrei raccontare le mie vicende, il ministero, perché mi sono andato a prendere i permessi al ministero, dove ho trovato delle situazioni straordinarie, sempre perché il principe Filangieri, che era morto a Napoli, voleva che si facesse questa iniziativa. Io lo so, è stato lui che ha organizzato che Fagone non andava lì a Torgiano, che io li conoscessi qui. Io ero solo una pedina in mano al principe, che manovrava questa cosa qui. Ti piace questo racconto? È tutta una favola, la vita è una favola. E così è iniziata la mia storia con Faenza, che è una città meravigliosa. Io lo dico sempre a Lamberto, quando lui ha la bontà e la simpatia di chiamarmi,
Ma io me ne vengo là a Faenza perché proprio là sto bene. E poi ci sono tante, conobbi tante persone, una dietro l'altra, soprattutto donne, le donne di Faenza. Dovrei scrivere un romanzo sulle donne di Faenza. Ma quanto sono belle le donne di Faenza! La prima, posso dire la prima? La Sì. prima era la signora Orsola Santolini, che era un'anziana signora, che era la presidente dell'associazione Amici del Museo della Ceramica, la quale signora mi accolse nella sua casa, che lei aveva una casa al centro, però la casa bella era sulle colline, perché Faenza c'ha le colline, eh? C'ha le colline, e lì stanno le case belle proprio. E lei mi accolse lì e si ricordava addirittura cose che io allora sapevo poco di Napoli, tra cui Giovanni Tesorone, che nessuno lo sa. Però, se non ci fosse stato Giovanni Tesorone, il museo di Faenza non si faceva. Perché lui, Giovanni Tesorone, che era di Napoli e che aveva partecipato a tutta questa esperienza del sogno del principe Filangieri, come ho detto, morto nel 1892, lui era quello che più capiva la modernità, il rapporto tra l'opera d'arte come unica e la serie. Lui fu intercettato a suo tempo da Ballardini, che è il grande fondatore del museo, anzi due volte, che poi l'ha ricostruito anche dopo la guerra, che Faenza stava sulla linea gotica e fu bombardata pesantemente. E questo Ballardini, che era il segretario comunale, pensate un po' a queste storie della ceramica. Parentesi, io farei studiare la storia della ceramica obbligatoriamente dalle scuole elementari fino ai master più scientifici, economici, perché nella storia della ceramica c'è tutto. C'è l'arte, c'è l'industria, c'è l'economia, c'è il lavoro, c'è la socializzazione. La ceramica è la prima delle arti. La ceramica anzi, è le ceramiche, plurale, perché va dalle terracotte fino alle alte temperature. Va bene. Quindi, quando arrivai a Faenza, la signora Santolini e parlava bene di me, come adesso, perché ci vuole sempre uno che parli bene, perché se tutti parlano male è un problema. Invece lei parlò bene di me, disse: questo è un giovane che è così colà. E quindi tutte le altre incominciavano a dire: ah sì, quello è un bravo giovane, un ragazzo, è così. E fu un grande successo. Punto. Domanda. Bene, io volevo. Prima Edoardo, lei parlava di una parte bella mi sente? Sì. Se Della alza un po' la una voce a parte. me. Sì, parlava di una parte bella del libro di Cruz. C'è una Sì. parte in particolare che No, le ma piace di più? Magari ce la può leggere. quel libro è tutto bello. E ci sono tanti interventi. Poi Lamberto è un editore d'arte di grandissima qualità. Ogni libro di Lamberto è un'opera d'arte. No, È infatti vero. sono tutte copie numerate e questo è Sì. un elemento che ci accomuna. Anche i miei libri sono delle opere d'arte per gli artisti, perché gli artisti, non è il caso di Joan Cruz che è vivente così, però specialmente quando sono morti, tu non gli puoi fare un libro brutto, anche come veste editoriale. Certo. Perché devi stare perlomeno alla pari della loro bellezza. È Devi vero. impaginarlo al meglio. E Poi poi magari. diciamo che sì.
No, I questo, libri questo è un da fatto me. fondamentale. Quindi questo libro qua è un libro che io adesso sto sfogliando e dal punto di vista grafico, delle carte, la scelta del fotografo di grande qualità, che anche il fotografo qui fa un racconto. Cioè le foto non Sì. sono messe a caso, sono foto Davvero. che seguono un racconto e si collegano per quanto possibile al testo che man mano dei vari autori. Io sono un viaggiatore, io racconto storie di viaggio, sempre. Non è che l'ho fatto perché l'ho pensato, perché di fatto, man mano, dalla mia tesi di laurea fino ad oggi, io mi sono accorto che racconto un viaggio. E anche qua, questo libro qua, il mio intervento in questo libro, racconta una bella giornata, una sola, una bella giornata in cui Lamberto, ci demmo un appuntamento, io stavo a Faenza perché ero stato al Museo Tramonti per un intervento interessante, che è un'altra mia cosa, intervento che era anche musicale, nel senso che c'era proprio accompagnamento musicale. Io vorrei fare proprio questo tipo di connessione forte, perché il racconto ha un suo ritmo, la parola è Vero. musica, specialmente dalle nostre parti, no? L'italiano è una bellissima lingua perché è melodiosa. Io È posso musicale. alzare la voce oppure posso andare. Ecco, e allora un musicista molto bravo, di origine napoletana, però per caso, lui me lo disse sul momento, che io non conoscevo, si collegò a questo fluire del mio discorso, che io avevo preparato proprio bene. C'è anche un filmato che avevo fatto, che però non sta in rete, lo vorrei mettere. E quindi ci vedemmo lì, poi il giorno successivo ci demmo un appuntamento e lui disse: devi conoscere assolutamente Joan Cruz. E così andammo. Andammo a Bologna, prima a Bologna e poi sopra a Toledo, perché lui abita a Toledo, in un posto magnifico, una favola. Lui, la moglie, ecco, un'altra di quelle donne stupende, però lei è della Basilicata, questa, la moglie di Joan, Io ho donna. letto che parla della moglie. Sì, la moglie mi colpì, la moglie proprio, lui è bravo, ma grazie, c'ha quella moglie che, le mogli che collaborano, le collaborative, che ti danno fiducia nei momenti di scoramento, stanno lì e viceversa, naturalmente, perché è uno scambio, Certo. non è mai una cosa a senso unico. E qua io quindi racconto questa giornata in questo testo, da quando lui mi prende con la macchina, perché Lambert c'ha pure una bella macchina, tra le altre sue doti, c'ha pure una bella macchina, al contrario delle mie che sono tutte scassate. Lui invece ha una bella macchina e andammo a Bologna in un batter d'occhio. E andammo in questa capannone dove Joan, che mi interessò, ma sono tutte combinazioni, nel senso che lui faceva, Joan, l'esperienza che io avevo fatto a Napoli 30 anni prima. 30 anni prima di lui. Avevo fatto la stessa esperienza, perché lui lavorava in quello che il Papa, questo grande Papa argentino, chiama gli scarti di produzione umana. Capito? E lui aveva messo su, credo col contributo della regione, ma non so esattamente, ma soldi ben messi, aveva messo questa cosa per recuperare tante persone che avevano avuto problemi, non erano stati fortunati. E qua il miracolo. Io dovunque vado, ma dovunque, posso andare pure al Polo Nord, ci trovo Napoli. Oh, ma com'è?
A un certo punto io trovo quello che dice: mia nonna era di Secondigliano, voi conoscete il vico Quercia numero? Sì, quello là mio zio teneva il ristorante. Cioè, una cosa, cioè, Napoli sta dappertutto. E anche qua, se volete posso leggere Sì, un brano, magari. un Sì, pezzo. Cambi gli un occhiali pezzetto, perché, sì. ecco, a un certo punto io dico, intanto avevamo messo piede in un grande capannone, già adibito a sala di concerto di musica dark, e dove invece adesso c'erano al lavoro alcuni uomini della cooperativa di Joan, sui 30 anni. Sentì ad un certo punto una tipica frase in lingua napoletana. Attenzione, lingua napoletana. Lingua, Non confondersi con dialetto, che io rispetto, però napoletana è una lingua perché ha una sua letteratura, una sua storia, è una cosa grossa. In una certo. lingua napoletana, una frase in lingua, una domanda del tipo: mannaggia, ma chi ha messo sta cosa qua? No, io sentii questo fatto, dico: questo non è bolognese, non è faentino. No. Allora lo vedo ed era un tipo smilzo, rinsecchito da una fame atavica, una tipica sagoma saracina napoletana alla Pulcinella, che io ben conosco, con i denti corrosi e macchiati. Quei pochi che gli erano rimasti. Chiedo curioso a Lamberto: me lo presenti per piacere? E quello, Lamberto, me lo presenta subito. Domanda: ma tu di dove sei? Quello: di Napoli, dice lui, il sarracino con. Sì, dico, ma di dove esattamente? E quello, la sagoma sarracina mi fa: i Mater Dei, gli faccio meravigliare. Ma è un che caso un poco più sotto. Io sto per la via, io sto a Via Stella, in quel grande palazzo antico dove sta sotto Omar Mist, dice lui. Sì, ah, ma c'è ancora Omar Mist? Sì, c'è il marmista. E quindi si innesca questa simpatia, perché lui, il saracino napoletano disgraziato che era stato recuperato da Joan per in questa cooperativa, mi presenta gli altri, no? E mi racconta lui che cosa si fa, che cosa stanno organizzando, molto in maniera partecipativa. Ecco, questa cosa di Joan mi ha interessato molto perché, come del resto scrivo qua, in questo testo mi aveva riportato alla mia esperienza addirittura della tesi di laurea che si chiama Scuola Laboratorio, che è questo libro qua. Vedete? Libro qua, si vede? No, ecco. Questo libro Sì, un qua è la Scuola po' Laboratorio, più che è un libro. centrato. Questo è un libro, si vede? Sì. Ecco. Questo libro qua, qua dentro, c'è il diario della mia tesi di laurea, che io conduco in una situazione analoga a questa. Però io allora facevo il supplente, il professore in una scuola media. Cioè, voglio dire, le storie sono storie di vita. Io andai in quella scuola perché mi dovevo mantenere all'università, al contrario di molti miei colleghi, non avevo una potenza di famiglia che mi mantenesse, quindi mi dovevo arrangiare, e però cercai di collegare l'utile al dilettevole. Cioè, dovendo fare la tesi laurea, pensai di utilizzare questa esperienza di educazione artistica che insegnavo allora in questa scuola. E attraverso queste giovani, questi ragazzi di 12 anni, 13 anni, io penetrai nel quartiere.
quartiere di edilizia sovvenzionata degli anni 60, strapieno, sconvolto dal numero. Era un bellissimo quartiere all'origine, disegnato benissimo, con un bel plano volumetrico del professor Canino, grande personaggio, però era stato stravolto dall'uso, dalla intensità della pressione. E io ero incuriosito da questo dato. È un po' come la lingua. La lingua è bellissima perché si cambia con l'uso, si trasforma. Se la lingua è viva, non come Italia Viva, però, non è Italia, si trasforma con l'uso e quindi il bravo architetto, il bravo narratore, deve essere molto attento a questa dimensione, perlomeno io. Quindi io penetrai nelle loro case, impattai con le loro antropologie, cioè di napoletani sradicati dal centro storico, dalle baracche, perché la grande disastro della guerra a Napoli, cioè la città più bombardata d'Italia, cioè un massacro, poi fu retrovia appunto per le truppe che stavano ad espugnare Cassino e Monte Cassino, quindi Napoli diventò Saigon, quindi con tutto quello che si sa. E quindi questa gente, i figli di queste persone erano miei alunni, e quindi gli andai. Però c'era ancora l'industria, c'era l'Italsider. Molti di questi ragazzi erano figli di operai, e io notavo la differenza, perché là, quando c'è l'operaio di fabbrica, c'è l'ordine, sono abituati a certe regole. C'è il rigore. Sì, all'idea del lavoro c'era, adesso non ci sta più un cazzo. Però allora c'era ancora questa grande realtà della fabbrica, che poi è finita. Quindi, come si vede, io vado là con Lamberto, incontro questa realtà sulla quale agisce Joan Cruz, e vado indietro nel tempo alle mie storie, le leggo insieme. Questo è stato l'elemento. E ho invidiato molto Joan. Io l'ho anche scritto. Perché? Perché io, dopo la laurea, ho continuato queste esperienze, che allora si diceva nel sociale. C'era una realtà sociale molto viva a cui dar conto. Non ero l'artista, diciamo, chiuso in se stesso, o che aveva come riferimento il museo, come oggi. Drammatica realtà dell'artista d'oggi. Il riferimento dell'artista qual è? Il museo. Oppure l'industria culturale, come quasi per tutti i giovani. Lui no, veramente no, perché c'era questo elemento qui. Però a un certo punto io non ce l'ho fatta più, proprio fisicamente, perché mantenere un esperimento sociale con elementi così vivi e nello stesso tempo continuare una riflessione artistica, no? Diciamo più individuale, diventa molto complicato. Io non ce la feci. Invece Joan, in questa sua esperienza, dimostra che è possibile. Anzi, io vorrei andarlo a ritrovare. Lo dico sempre a Lamberto per telefono. Ma sta cosa qua sta andando avanti. A che stanno? Perché lui è un uomo meraviglioso. Joan, anzi la famiglia, non solo lui, con la moglie, i figli, sono tutti concentrati su questo equilibrio tra l'esperienza sociale che portano avanti, anche a distanza, perché devono andare ogni giorno da Tolè alla periferia di Bologna, che non è vicinissimo, portare avanti questo. Certo, avrà dei collaboratori, avrà organizzato, portare questo, e nello stesso tempo avere la concentrazione puntuale sull'opera, che in questo caso sono delle bellissime cose di vetro, di un vetro particolare, eccetera. Ecco, questo è Lamberto. Lamberto pure è così.
Lamberto è molto attento alle esperienze nel sociale, per sua qualità umana. Però nello stesso tempo fa questi libri bellissimi, si sceglie delle persone bellissime con le quali collaborare, eccetera, eccetera. Viva Lamberto! Viva È il vero. cenacolo degli artisti, artisti che fanno cose belle, favoriti da una città bella e da tutta una storia di Faenza che è bella e sarà sempre bella, credo, spero. Vabbè, stanno facendo di tutto per rovinarla, questo è anche vero. Però, insomma, non è detto che questo tipo, perché vedete, anche l'esperienza del museo di Faenza, quello è un museo officina, non diventerà, non può essere un museo avulso dall'officina, perlomeno come concetto ideale. Sono musei delicatissimi e questo Boiani l'aveva capito, perciò invitò me, che lui aveva questo Giancarlo Boiani, si sceglieva dei collaboratori e aveva un suo disegno, che poi non riuscì a farlo perché non aveva gli appoggi giusti, lui stesso non era il personaggio giusto, però io in questo suo tentativo anche di fare certe mostre mirate, insomma, era di qualità. E soprattutto poi aveva un pregio. Dato che aveva pochi soldi come associazione museo, favoriva questi incontri tra coloro che andavano a parlare, come io, oppure curatori di mostre, con gli associati. Io perciò andai a casa della signora Sandolì. Cioè, non li mandavo in albergo perché non ci stavano molti soldi per albergare i curatori. E quindi chiedeva agli soci di ospitarli. E quindi i soci poi. È una idea che io trovo splendida, perché tu entri Guarda, nelle case. Dimmi. interrompo un attimo perché Lamberto ci dice: racconta l'incontro con Gavina, con Dino Gavina. Gavina, fu una serata meravigliosa. Lode a Lamberto ancora una volta, innanzitutto perché ci fu una cena al Circo degli Artisti. Circo degli Artisti fu una cena con numerose persone, tutte selezionatissime. Mi ricordo che ci stava Biffi Gentili di Torino con Signora. Poi ci stavo io. Poi c'erano altri, c'era il sindaco dell'epoca di Faenza con la signora, gentilissima e bellissima signora. E poi stavamo io da qua e Gavina, che io non conoscevo se non per nome, che stava proprio dalla parte opposta, che era quei tavoli stretti e lunghi. E così io parlai come al solito, anzi, dato che c'era anche un buon vino, parlai molto di tutte queste mie cose, di queste mie avventure, di queste mie storie, o principe, eccetera, eccetera. A un certo punto questo Dino Gavino, che aveva avuto a che fare con Duchamp, che aveva avuto a che fare con Carlo Scarpa, si era inventato un'alternativa al maledettissimo design dei milanesi, che hanno rovinato mezza Italia, loro e quel cazzo del design. Lui invece aveva individuato una centralità mediana, ecco, vede com'è tutto, cioè si vince a centro, non c'è dubbio, ma a Bologna. Ed era riuscito a fare cose stupende, che io poi man mano ho assorbito come una spugna da tutte queste cose che mi raccontava Gavino, nei tantissimi incontri che abbiamo avuto, collaborazioni. E comunque a un certo punto questo piccoletto, perché era piccolo di statura, magrolino così, si alza, viene da me, si inginocchia. Ma vi rendete conto? Dino Gavino si inginocchia, mi prende la mano e dice: ma chi sei tu che dici queste cose così belle? Io pensavo che scherzasse.
Sì, no, ma io veramente le dico sempre, ma nessuno ci crede. Ma no, io ci credo, ci credo. Insomma, incomincia. Allora c'erano ancora i fax. Non dico sciocchezze. Ho preparato, dato che sapevo di questa domanda, ho preparato questo. Guardate, questo è una cartella che sta scritta Gavina. Lettere di Gavina, tutte, cioè, cose stupende, cataloghi, ma soprattutto fax, che io poi fotografavo, perché i fax dopo un poco, dove lui, insomma, con Gavina c'è stato un altro amore, uno dei tanti amori miei. Pensa che l'ultimo catalogo che lui ha fatto è questo qua. Questo qua è l'ultimo catalogo che lui ha fatto della sua produzione. E naturalmente c'è un mio scritto di presentazione, pensate un po'. Poi venne a Napoli, che lui amava, Gavina amava Napoli, ma è una cosa indescrivibile. Lui veniva sempre verso fine agosto, quando i grandi alberghi avevano i prezzi un poco stracciati, perché conosceva il direttore del Royal. E questo qua lo chiamava e diceva sì, puoi venire. E gli dava una stanza bellissima, tutto di fronte a Zita Reis. E io andavo a trovarlo e poi andavo a mangiare. Naturalmente pagava lui, si intende, è chiaro, perché era personaggio che mica potevi pagare a Dino Gavina, era sempre suo ospite. E lui amava, conosceva Napoli meglio di me. Meglio di me, una volta con la macchina, io andavo a prendere la macchina, stavo facendo la strada, dice, ma perché vai da qua? Perché non fai quell'altra strada? Fai prima, cioè cose, cose. Poi di una velocità, cioè io mica gli stavo dietro. E quando poi lui è morto, Dino Gavina, io sono stato ospite suo lì a San Lazzaro tante volte. Questo, l'edificio di San Lazzaro, è un edificio bellissimo fatto da Castiglioni, fratello, uno dei due Castiglioni, non Achille, perché lui diceva che Achille era scarso, era scadente. Invece chi era veramente geniale era Pier Giacomo. Infatti lui quella fabbrica si era fatta disegnata e aveva un gusto e un occhio. Ma quando andavamo a vedere quei musei di Bologna, lui andava veloce che io non gli stavo dietro. Poi ogni tanto io mi fermavo magari per vedere un'opera del Carracci. No, ma queste qua, queste te le studi quando andiamo in pensione. Già c'avevo 80 anni. E vedeva, non so, per esempio, i primitivi di Rimini, di Bologna, questi piccoli quadri. E si soffermava lì e mi diceva, insomma, io da queste persone, cara Asia, imparo. Imparo, È però io una ascolto. storia bellissima. E poi Sì. anche con Staller, con Franz. Con Con Trump, Franz. Franz Staller. Tu hai Sì. detto Staller? Franz Staller. Esatto. Sì. Franz Staller è un altro libro che ha fatto Fabbri, Lamberto, editore, col circolo degli artisti. E mi chiese un intervento. E lì Staller è duro, Staller è tedesco. E c'aveva tutta la tragedia della lui come artista. Perché mi interessò tanto? Perché dentro di lui c'era tutta la tragedia della Germania bombardata. Berlino anno zero era proprio lui. E qual era la sua intelligenza? Che mi interessò anche come architetto. Perché lui lavorava sui residui dei palazzi
berlinesi o in generale della Germania che sono fatti in mattoni. Il loro elemento base era il mattone. E lui prendeva questi mattoni, questi interi porzioni di muro, e ci lavorava sopra. Questa cosa mi affascinò. Era personaggio duro, complicato, e io per capirlo Aristotele de Sales. Ecco, il libro è questo, li ho messi tutti qua. Il libro, guardate quanto sono belli questi libri che fa il nostro Lambert. No, ma le foto sono, e qui c'è, vedete, il critico d'arte può fare due operazioni: o quella di farsi una griglia complessiva con tutti i quadratini, e poi prende l'artista Asia Vaudo, la prende e la mette in uno di questi quadratini, perché fa questo tipo di operazione. Io faccio l'operazione contraria, invece, dato che non so fare i quadratini, dato che non ho le griglie e tante altre cose, io seguo l'artista nella sua follia, nel suo racconto, nella sua diversità. Proprio lo seguo, gli parlo, sono proprio dei percorsi. Cioè, il mio lavoro è tutto basato sulla relazione. Ma quale relazione, che dovrebbe essere la base dell'architettura, è la quale relazione è sempre un rischio. Perché? Perché io posso avere le migliori intenzioni di questo mondo, però posso essere mal interpretato, perché il tono di voce non è giusto, perché quello che ho detto non è percepito nel senso. Quindi la relazione è la cosa più... Però il mondo si può salvare soltanto se c'è relazione. Quindi io, Staller, qui, in questo testo, che dovrebbe essere ristampato a parte, perché c'è proprio io che seguo Staller, Franz Staller, nella mia testa e delle volte anche fisicamente, per una settimana, facendo tutto questo, anche usando una tecnica, diciamo, a distanza, cioè mettendo dentro le sue comunicazioni, i fax, che allora qua anche sono passati parecchi anni. Le tecnologie cambiano così rapidamente che questa nostra conversazione, se la vedranno tra 10 anni, diranno: wow, ma stanno ancora a questo tipo di... Ma guarda un po', cioè, come noi vediamo le foto dei nostri nonni di 50 anni fa, di 60 anni fa, peggio ancora io, perché c'ho più anni. È così, perché le tecnologie determinano un'altra... Con Lamberto abbiamo vari programmi che spero si attuino, anzi sono certo che si farà. Un artista che a noi sta a cuore e che vogliamo tanto bene e che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane è un'argentina, che aveva un volto argentino, una solarità argentina, ma anche una tristezza, che si chiamava Silvia Zotta. Silvia Zotta, e io con Silvia Zotta è stato proprio un altro amore. Io sono un uomo d'amore, non c'è niente da fare, cioè proprio... Ecco, io ho preparato questi qua, questo è tutto Silvia Zotta. Se io potrei fare una mostra di Silvia Zotta, io solo, sulla base di tutte le lettere d'amore, amore ceramico, si intende, amore d'arte, certo, che lei, ma ognuno di queste è un capolavoro assoluto, con tutti i francobolli, non lo so, c'è, ecco, per esempio, guarda questa qua,
E ne ho aperto una. E sono stato fortunato perché sarà stata una delle prime che mi ha mandato. Perché sia io che lei amavamo scrivere. Anzi, io amo ancora scrivere. E lei scrive all'amaro, virgola. Hai capito che non ti libererai più di me. Punto. In effetti, anche là io andai a vedere una mostra a Faenza in una chiesa. Mi pare che a Corso Mazzini. E lei stava insieme ad altri, ma io non conoscevo né gli altri né lei. Però vidi quest'opera, queste opere sue. E scrisse, dato che scrivevo. Incominciavo a scrivere degli artisti, perché fino a quando io sono andato a Faenza, io ho fatto un lavoro di tipo storico. Storico, ma nemmeno storico della ceramica, questo l'ho fatto un po' dopo. Ma proprio sul problema di connessione tra l'arte e l'industria, che è il mio argomento base, ancora oggi. L'industriosità. Naturalmente l'industria di oggi è nata a industria rispetto a quella lì dell'Ottocento. Sono cambiate, però le cose sono identiche. E quindi andai, lei e pubblicai questo articolo. Lei lo lesse e mi cercò. Mi cercò e ci innamorò. E quindi arrivò la prima lettera. Io le risposi la seconda. Chissà le lettere che io spedivo, se lei ce l'ha, se ce l'è, o la famiglia, oppure. Quella è una donna. Che sempre, anche origine del sud, si intende, era argentina, però la famiglia sua, nonno e la nonna, erano della Basilicata. E c'è anche Napoli, Napoli ci sta sempre, non c'è Sta niente da sempre in fare, mezzo. sta sempre, perché parlando con lei, lei mi disse, ma sai, io volendo fare la ceramica, pensai a Napoli. Di venire a Napoli e venne con lo zio e andò a Capodimonte, all'istituto Caselli di Capodimonte. Questo sarà stato 30 anni fa, 40 forse. Andò lì e non le piacque. Cioè, nonostante il Capodimonte come nome è un nome blasonato come nome, andò là, non le piacque. E fortunatamente andò poi a Faenza, dove invece trovò l'ambiente giusto, perché Faenza è sempre stato un ambiente internazionale, con i supporti giusti, il museo, una scuola ottimamente organizzata allora, il famoso Ballardini di Faenza. Quindi quindi poi trovò l'amore, che era un ragazzo di Brescia. Insomma, iniziò questa storia di Silvia Zotta, che poi è stata riconosciuta in parte da Lamberto, dal soprannominato Biffi Gentili, che le fece prendere un premio a Vetri, premio secondario, però sembra una cosa. E poi a Faenza, successivamente, mi pare che lei ebbe un. Ex aequo, mi pare, dando un'opera molto interessante. Io spero che Lamberto voglia veramente fare questa pubblicazione. Nel caso, io metto a disposizione questo mio archivio di lettere d'amore. Che Ho bello. trovato, sicuramente ci abbiamo delle foto insieme. Ho trovato invece una cosa che aveva mandato per fax, dove stiamo. Questo che cos'è? Ecco, l'ho trovata, eccola. Questa qua, non lo so se si. Ecco. Qua siamo proprio naturalmente la foto non è bella perché è stata mandata per fax. E vedete Sì. com'è sorridente questa giovane che ci ha lasciato Sì, proprio bene. Quello sono molto io che sto bella. vicino. E qua siamo nel cortile del museo, forse era proprio alla premiazione, non lo so.
E queste lettere bisognerebbe rileggerle, Sì, rileggerle, bisognerebbe prendere. vedere se anche la famiglia ha le altre lettere, l'altra metà, no? Può Potrebbe. darsi, forse qualcosa ce l'ho io, perché magari prima di mandarla facevo una copia, può darsi. E può Comunque, darsi. Lamberto domanda di Danilo Melandri. Danilo è un altro assoluto. Danilo Melandri. Danilo Melandri, anche Lucia. Ui, ma qua ci lasciano tutti, da Sam ci accorto. Anche Danilo ci ha lasciato. Danilo è l'infinitamente grande dell'industria che lui collezionava catene mostruose di navi, meccanismi, c'è cioè tutta la vecchia società industriale che quando passava lì per via Pezzi, no? Dava un'occhiata alla sua vitrina. E c'erano tutto questo accumulo, era una cosa affascinante. Io non lo so come il museo non ha fatto un'opzione di fare un museo più diffuso sul territorio. Quella lì era una casa d'artista, lo so che è stata smantellata, forse anche prima della morte di Danilo. Quindi c'erano, e poi il suo lavoro invece era infinitamente sulle cose piccole, quindi l'infinitamente grande dell'industria. Con questa al contrario. E anche sì, io praticamente ho scritto su tutti gli artisti di Faenza, ma non solo di Faenza, dell'Italia. Perché? Perché mi capitò un'occasione importantissima. Un giorno io stavo, era il 95, stavo all'Arte Fiera di Bologna. E si avvicina una bella giovane, all'epoca giovane, che sapeva di me e mi disse se io volevo collaborare a una rivista che si chiamava La Ceramica Moderna di Faenza, che io avevo visto e mi era stata molto simpatica questa rivista, perché era una specie di foglio parrocchiale, cioè tutte le riviste su tutte patinate, tutte. Invece questa qua era, io non so se. Ah, ecco, c'è stato un numero qua, l'avevo preparato. Ecco, questa qua era una rivista di poche pagine. Ecco, si vede, la Sì, ceramica moderna. sì, sì. E lei mi propose di fare un articolo per questa Arte Fiera di Bologna che aveva inaugurato una cosa interessante, cioè un padiglione particolare. Speciale per la ceramica a prezzi molto bassi in modo da favorire questi artisti. E infatti, io là conobbi Staller, Franz Staller. Io lo conobbi nel suo padiglione, piccolo padiglione, piccola stand, anzi, no, padiglione, stand. E niente, bellissimo questo. Io naturalmente scrissi e da lì partì una collaborazione che è durata 13 anni. Pagavano poco. Però pagavano. E in più questa piccola rivista aveva un pregio, cioè che arrivava a tutti i ceramisti d'Italia, ma non solo d'Italia. Poi mi inventai delle domande su cui poi inserivo. Per esempio, un'inchiesta, proprio un'inchiesta. L'inchiesta era dove va la ceramica? Dove va la terra? Queste domande proprio alla Fantozzi, no? E la cosa succede. Poi l'inserto degli artisti. Ecco, per esempio, Danilo fece un bellissimo disegno, che poi i disegni se li prendeva la Bovina, la direttrice, no? E quindi c'avrà una bella collezione di disegni che sono tutti pubblicati. E io facevo questo pandano, il disegno, e io facevo un commento al disegno, ma non un commento, un mio pensiero su dove andava la terra. Tantissimo, sai, Biavati,
Riccardo Biavati, ma tanti, molti, moltissimi. Ugo Marano, il grande Ugo Marano. Ugo Marano, mio caro amico, pure lui ci ha lasciato. Oh, ma qua ci lasciano tutti. Qua sempre c'è ancora. Ugo Marano di Cetara, anche sono stato tante volte a casa. Ho fatto un libro a casa di Ugo Marano, perché lui diceva sempre di questo nostro spirito performativo. Lui diceva, o io tu, no, facevo questo tipo di cose. A casa di Marano, per esempio, scrissi questo libro. Questo è un libro che pure ha che è il libro su un grande Gambone. Poi il sottotitolo è La leggenda della cera. Perché attenzione, tu che inizi, tutto sta nell'indovinare il titolo di un libro. Se tu sbagli il titolo, sei fottuto. Quindi, per esempio, Il sogno del principe. Ma Il sogno del principe, già se tu senti questo qua, già è metà del successo. Il sogno del principe. Quindi anche questo qua, La leggenda della ceramica. E questa è una bella storia, che se c'è ancora un po' di tempo, possiamo per chiudere. Sì, ma altri 5 minuti, perché abbiamo sforato più di un'ora. Più di un'ora sto parlando, ma non è. Sì. Questo qua di Gambone, leggo la parte iniziale, perché prego. Il mio amico scrittore, già all'epoca, questo è un libro del 92, che sì, questo scrittore si chiama Mimmo Notari, bravissimo scrittore e anche architetto. Lui lesse il libro e mi disse, Edouard, tu hai scritto i romanzi, perché questo non è un saggio normale, come fanno questi che scrivono i saggi degli artisti. Questo è proprio... Infatti, io sul momento non gli detti tanto, però poi, rileggendolo adesso per preparare questo piccolo incontro, ho capito che lui aveva ragione. Per esempio, vedi quanto è bello questo inizio del racconto, perché partiamo sempre dal fatto che il racconto... Qua. Una moto sfreccia lungo i tornanti della costiera salernitana, la cavalca sicuro un giovane del luogo, Guido Gambone, che già pure il cognome pure bello, è tutto immerso nella solarità della natura che gli sembra dominare con il potente rombo del motore. Le curve vengono mangiate rapide una dietro l'altra, la percezione della natura è rapidissima. Il coordinamento tra mezzo meccanico e corpo umano sembra perfetto. È il nuovo equilibrio tra uomo e natura basata sulla velocità. Il giovane gode di queste conquiste della nuova dimensione moderna, la modernità. La vita è un gioco, veloce, rapida, imprendibile. Basta però un non nulla. Uno scarto, una distrazione, un imprevedibile ostacolo posto sulla strada e questo quadro cambia radicalmente, definitivamente. La moto si imbizzarrisce, scarta, sfugge, si capovolge. Il giovane guidatore è a terra, ricoperto dal motore, caldo, caldissimo, con una gamba troncata. Per sempre. Questo è l'inizio del racconto e anche della lacerazione che quest'uomo, questo giovane Guido Gambone, subisce, perché in questo incidente stradale terribile gli devono amputare una gamba. Quindi lui, che sognava di fare il pittore che andava in giro per il mondo, è costretto a stare in un luogo fermo. Fortunatamente per lui il luogo era a Vieti sul Mare e lì trovò una atmosfera internazionale, non perché era stato voluto dai vietresi, ma dalle
dalle condizioni storiche di quel periodo terribile che sono stati gli anni 20-30, per cui erano arrivati là gli espressionisti tedeschi che avevano applicato il loro segno alla ceramica d'arte. Bene, che facciamo? Io direi che possiamo concludere. Comunque, io sono rimasta davvero incantata da queste piccole storie e dal modo in cui poi si intrecciano, no? Che non so se si tratta di destino o di coincidenza, però, come dice Lamberto, tutto concorre al bene. Per esempio, pure io Lamberto l'ho conosciuto tramite Davide Rondoni, che poi mi ha fatto conoscere tante altre bellissime persone, e a volte mi chiedo se la mia è stata fortuna oppure è stata una bella coincidenza, cioè è stato un destino che mi ha voluto portare su questa strada. Quindi non lo so, è tutto molto bello. Bene, sono Quindi contento io. che abbiamo tirato fuori queste storie, Anch'io. queste storie, perché vedete, le storie dell'arte fanno parte delle storie. Tutto è come si raccontano, questo è il dato. Cioè, Sì. le storie sono fondamentali. Ma parlando sempre della ceramica, ma se non ci fossero stati quelli che hanno raccontato le storie della ceramica, per esempio, la ceramica prima di Faenza era il lustro, la ceramica al lustro, e lì è Cipriano Piccolpassi, il quale è straordinario anche a leggersi oggi. Ed è Gubbio, Urbino, queste località qua. Poi Faenza, c'è il violino di Faenza, no? Questo romanzo straordinario, questo piccolo romanzo che proprio Fagone ripubblicò con la Sellerio, violino di Faenza, la Faience. E su quella traccia letteraria, secondo me, agirono poi questo gruppo faentino d'inizio secolo che fecero fare una svolta alla città, perché sì, fu una vera e propria svolta. Oggi quella svolta è finita. Questi di Faenza, col museo, con il gruppo dirigente, con chi sta dietro, le organizzazioni, cioè, tentano di fare una nuova svolta. Io lo dissi anche al Museo Tramonti: se la svolta non riesce, questi signori c'hanno un piano B. Oppure vanno a sbattere? No, questo è come adesso sa. E questo è. Io penso che vanno a sbattere, devo dire la verità. Perché Speriamo di sì. hanno puntato tutto sull'artista. Chi punta tutto sull'artista non tiene conto dell'altro. Infatti l'ho detto, l'ho scritto. L'ingresso unico adesso, il portale, è per gli artisti. Fare un'uscita di emergenza per gli artigiani e le industrie. Quindi nel museo devono fare una porta per un ingresso per questa parte che è fondamentale, perché se non c'è questo dato non funziona. Vabbè. Finale un po' Grazie, Paolo. polemico, però per non essere poi tanto. Grazie a voi, grazie a Grazie mille, tutti, grazie grazie a di quei pochi cuore. che ci avranno sentito. No, no, abbiamo mantenuto un bel pubblico, dai, qui ci salutano tutti, grazie a tutti, grazie. Saluti a Lamberto, saluti alla città di Saluto. Faenza che io amo e con tutte. Dovrei parlare per 20 ore per ringraziare tutti quelli che mi Magari hanno accolto. facciamo una seconda puntata Sì, anche perché tre. Io c'è tanto. penso che per tutte le case dove io sono stato, sarà come con Garibaldi in tutta l'Italia. Ogni tanto trovi qui dormì Garibaldi, no, qui parlò, e così è Faenza. Io penso di Grazie
di aver pernottato, mangiato, accolto in bellissime case di faentini che sono romagnoli, non c'è niente da fare, sono proprio romagnoli. I romagnoli sono generosi. Sono generosi e per cui e sono buoni quasi sempre. Vabbè, grazie, arrivederci. Grazie, Chiudiamo. grazie Edoardo, grazie mille a Lamberto, a presto, ciao a tutti. Grazie a voi.